l'adrenalina non mi fa dormire, come non avevo dormito domenica per la sconfitta con l'Inter. Non ho la possibilità di dormire adesso dopo la vittoria del primo trofeo stagionale, quindi le pagelle le registro subito e poi ve le porto il giorno dopo, ma sono veramente contento. Avrete visto il video a caldo che vi lascio comunque qui sopra nelle schede. Invece qui sotto in descrizione vi lascio il link per scaricare OneFootball sui vostri cellulari, perché per tutte le notiziole, bombe di mercato, campionato che riprende, formazione, probabili formazioni della Juve, sperando di seguire la continuità, c'è OneFootball, gratis, sui vostri device, completamente gratuito, scaricatelo. E un mi piace a questo video perché veramente bam 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 bam, bisogna fare il botto, bisogna tornare in tendenze, anche col video delle pagelle, per festeggiare la Juventus, l'ho detto ieri sera, bisogna festeggiare quando si vince, questo è il modo migliore per farlo. Quindi non rubo altro tempo, parliamo direttamente delle pagelle, poi facciamo un discorsino finale, bellissimo. Allora, Szczęsny, Szczęsny, 7,5. Senza ombra di dubbio, 7,5 in pagella, forse addirittura riduttivo. Sono più contento quando gli do 6 e dico, ma non ha fatto niente, perché quando dai 7, 7,5, 8 al portiere, significa veramente che è andata male. E qua, semplicemente, il Napoli ha fatto qualcosa come due tiri in porta, più il rigore l'ha sbagliato, non per merito di Szczęsny, oppure sì, l'ha ipnotizzato come ipno, oppure no, semplicemente sono stati fortunati, e due parate atomiche, la prima di riflesso puro, bam, così nel primo tempo sullo 0-0, la seconda all'ultimo secondo che io dico che vale come 6 gol, non come uno, vale 6 gol, che ci permette, ci proietta addirittura poi in contropiede dopo che il Napoli ha battuto la punizione per il gol del 2-0. Quella seconda parata è di livello altissimo. Quindi, Tech, questa è stata la tua coppa, questa è stata veramente la tua serata. Bravissimo, bravissimo. Se la Juventus balla due volte e per due volte il portiere con due parate del genere risolve la partita, la Juve vince tutto. L'ho già detto in passato, avevo fatto il parallelismo con De Ligt, questa sera non c'era De Ligt. Facciamo in generale il discorso della retroguardia juventina. Quadrado, l'uomo del Covid, l'uomo che è guarito e si è messo a correre verso Reggio Emilia. Forse è arrivato di corsa ed era già caldo ed è per quello che stasera ha fatto una prestazione di altissimo livello. Non vedevamo Quadrado dalla partita contro la Fiorentina nella quale si era fatto espellere. Poi ha avuto il Covid e in quel periodo Quadrado era un pochino in calo dopo un inizio stratosferico, l'ho sempre detto, uno dei migliori giocatori della Juve fino a questo momento. E la Juventus si è accusato tantissimo la mancanza di Cuadrado, che è praticamente quello che crea più palle gol per la Juve. E infatti non si smentisce al 90 e passesimo, 95esimo minuto di gioco, dopo 2 settimane di Covid, dopo che non si allenava, ha sballottato, bam, dentro la formazione di titolare, fa l'ennesimo assist della gara, ma una gara di altissimo livello, di gestione della partita, di uno contro uno, veramente. Veramente un giocatore in più, veramente il giocatore in più, anche lui 7, 7 e mezzo, il voto è super positivo e va in quella direzione. Finalmente è tornato, ci mancava, ci serviva qualità sulle fasce, è stato come praticamente acquistare un giocatore oggi e buttarlo in campo. Tra l'altro è inaspettato, bellissimo, perché ieri esce la lista dei convocati, non c'è, te dici non c'è, allora come facciamo? Ma forse ci mettiamo Demiral? No, non c'è anche Demiral, ci metti Bernardeschi. E poi dici, santo Dio, poverino, terzino. E poi arriva Quadrado, bam, titolare, fa super prestazione. Bonucci, Chiellini, vecchia scuola. Gallina vecchia, ma buon brodo. Mi è sembrato di tornare veramente indietro nel tempo con quei due al centro della difesa. Si sono comportati bene, secondo me. Sono complementari, lo sappiamo. Non lo impariamo certo oggi. Quindi 6 e mezzo tutti e due. Un po' meno a Danilo, direi 6. Una partita sufficiente di Danilo. È stato, secondo me, un duello bellissimo con Lozano su quella fascia lì. Un paio di volte addirittura Lozano ha dovuto tirare giù Danilo per cercare di fermarlo. Ma Danilo, uno contro uno, mi sembra veramente un giocatore solido. Ma dei tre di difesa, o comunque dei quattro di difesa, se vogliamo considerare Cuadrado un difensore, forse è quello che mi ha convinto di meno. Ma l'ennesima partita positiva in una stagione ottima. Poi Danilo c'ha quella peculiarità lì e quella bellezza lì che lo metti a destra, lo metti a sinistra, lo metti centrale, lo metti dove vuoi, dove ti serve. Quindi tanta roba, tanto cuore. È un giocatore che ci crede sempre, uno dei leader di questa Juventus, non lo dico per farvi ridere, è effettivamente così, e lo dicevano già l'anno scorso, e lì l'anno scorso un pochino mi faceva ridere, e forse ho capito che semplicemente aveva bisogno di adattarsi. È uno dei giocatori che ascoltano di più all'interno dello spogliatoio, uno dei giocatori che ci crede di più anima e corpo di questa Juve,
E veramente forse l'uomo in più di Pirlo, l'uomo che veramente Pirlo è riuscito ad adattare alle sue esigenze tattiche, è l'uomo che permette di cambiare il modulo, la formazione in partite in corso. Anche se nel secondo tempo, secondo me, la Juve è stata molto più convincente perché a un certo punto ha iniziato praticamente a giocare sempre solo con il 4-4-2, senza fare alzare il Cuadrado, stringere McKennie, l'inserimento. Mi è piaciuta, il secondo tempo della Juve mi è piaciuto particolarmente. Chiesa probabilmente uno dei pochi insufficienti di questa partita, esce a fine primo tempo, infatti poi su OneFootball vedremo che cosa è successo, i tempi di recupero, si spera niente di che, perché comunque ovviamente siamo già abbastanza sfortunati sulle fasce, però poi entra Bernardeschi, ne parleremo dopo. Non mi è piaciuto tantissimo Chiesa, abbastanza inesistente, dopo un primo tempo in cui la Juve ha fatto zero tiri in porta, e questa è cosa che abbiamo sottolineato con la matita rossa. Però è stata molto attenta, è stato un primo tempo di studio, quindi direi 5 a Chiesa, non la sua miglior serata, ma dopo un filotto di partite dove era quasi sempre migliore in campo, gli perdoniamo una serata storta. Arthur, io do 7,5 anche ad Arthur, me ne frega niente, do 7,5 anche ad Arthur. E ancora una volta ve lo dico, io letteralmente sono innamorato di questo giocatore. Mi è capitato tante volte di leggere dei commenti quando dicevo queste cose e leggevo, ma secondo me Arthur è lento, secondo me Arthur no, ma secondo me no, secondo me no, ma però no. Sono completamente in disaccordo. Arturo è un giocatore di livello superiore. È il giocatore tatticamente e tecnicamente migliore che abbiamo all'interno della nostra rosa. L'ho già detto, torno a ripetere, sarò noioso. È il titolare della Juventus che deve giocare sempre davanti alla difesa. Fa tutto un altro lavoro rispetto a Bentancur quando gioca davanti alla difesa. Arthur ha un passaggio pulitissimo. La palla esce dal piede di Arthur benissimo, liscia come l'olio. E questa sera è andato anche particolarmente in verticale. E siamo riusciti a creare delle occasioni d'attacco proprio per un suo passaggio molto semplice, anche se la sua specialità è il passaggio corto, la gestione del pallone. L'abbiamo rinominato Arthur Fonzarelli, ma potremmo chiamarlo Vinavil perché c'ha sempre il pallone attaccato ai piedi, palla in banca, cioè non gliela rubano mai, è una roba allucinante. Quindi veramente la gestione del centrocampo di Arthur è stata atomica e i rimpianti aumentano perché con l'Inter un giocatore così sarebbe stato molto utile, secondo me. Non possiamo farci niente, era in panchina, scelta tecnica, non lo so, fa lo stesso, archiviata quella partita lì, godiamoci questa vittoria, godiamoci la prestazione di Arthur. E proprio perché Arthur aveva compiti prettamente l'impostazione, Bentancur secondo me ha fatto una gara migliore, che a un certo punto nel primo tempo li vedevamo anche allineati con Bentancur un po' più basso, però Bentancur non doveva per forza impostare solo lui, ma c'era Arthur che faceva gran parte del lavoro e quindi lui poteva dedicarsi a recuperare palloni, a fare il mediano, a fare il giocatore che pressa, che ringhia, che attacca le caviglie degli avversari. E ha fatto una signora prestazione, completamente diverso dal Bentancur che abbiamo visto contro l'Inter, che doveva cercare di amministrare, gestire il pallone, come cervello della squadra, nel suo ruolo. Non è fatto per fare quello Bentancur, è una vita, sarà più di un anno che vi dico questa cosa, quando l'anno scorso si diceva, però se non prendiamo il regista mettiamo Bentancur davanti alla difesa. No, non è il suo ruolo, semplicemente. Ha tutt'altre caratteristiche e bisogna fare, giocare i giocatori nel contesto adatto per ottenere da loro il migliore, stato possibile all'interno della partita. E infatti Bentancur oggi mi è piaciuto, 6 e mezzo, ha fatto una buonissima partita secondo me, ma anche 7 forse, anche 6, possiamo dargli anche 7. McKennie, direi 6 e mezzo, è stata una partita strana quella di McKennie, perché sono sempre di quella, il giocatore che deve fare un po' l'esterno, un po' il trequartista, si perde un pochino, nel senso che è molto complicato fare quel ruolo. Poi a un certo punto McKennie ha deciso praticamente di fare sempre sull'esterno e quando si è messo a duettare con Cuadrado sulla corsia di destra, anche complice un po' di stanchezza del Napoli, McKennie ha iniziato a crescere vorticosamente col passare dei minuti. Piccolo neo, piccola nota negativa, il rigore procurato su Mertens che poi ha battuto Insigne. E io torno a dire, l'avevo detto addirittura in diretta prima di andare al VAR, secondo me quello lì è sempre calcio di rigore. Ho letto anche i commenti dei miei amici che mi hanno scritto che secondo loro non è rigore. Frega cazzi, sapete me parlare degli arbitri, frega cazzi, proprio frega i cazzi, frega niente, soprattutto in una serata dove vinciamo. Quindi non gli do neanche l'etichettina di negativo perché ha fatto il rigore, frega cazzi, siccome ha fatto una buona partita in crescendo. E ancora una volta, se Arthur è il titolare avanti alla difesa, McKennie è il titolare a centrocampo che possa fare l'esterno, che possa fare il centrale. Super McKennie, veramente un acquisto grandioso. Poi che abbiamo? Abbiamo Kulusevski. Non mi è piaciuto tantissimo, sono sincero.
gli voglio dare 5 e mezzo perché molte volte ha provato a creare superiorità numeriche e molte volte c'è pure riuscito. Quasi sempre sbagliato l'ultimo passaggio. Arrivavamo là davanti, cercava sempre Ronaldo. Magari gli è mancata anche un po', di fiducia e di coraggio nel tentare il tiro in alcune occasioni nel quale era messo bene. Sembrava un po' timoroso questa sera il buon Kulusevski. Ma è un giocatore, come sempre, molto giovane e che ha dei grandissimi margini di miglioramento. Sicuramente anche queste serate contribuiranno alla sua crescita, alla sua formazione, ma stasera non mi è piaciuto. Cristiano Ronaldo neppure, sono sincero, e il fatto di avere Kulusevski e Ronaldo a un certo punto ci ha limitato, perché nel primo tempo non siamo mai riusciti a creare una limpida occasione da gol proprio perché ci mancava probabilmente un centravanti e si sbagliava l'ultimo passaggio e Ronaldo non era in area e Kulusevski quindi doveva mettersi in proprio e fare tutto da solo. Quindi un po' complicata la situazione là davanti senza Alvaro Morata questa sera. E Ronaldo fino al gol non mi era piaciuto tantissimo. Poi ho visto Ronaldo andare molto in pressing sugli avversari, segno che ci teneva veramente questa sera a vincere quella partita e quella coppa. E quindi alla fine gli dai un giudizio positivo, gli dai 6 e mezzo perché è stato il match winner con un gol importantissimo che va a sbloccare la partita e appunto perché poi c'è stato questo lavoro sporco. Senza il gol probabilmente il voto sarebbe stato molto più basso e torno a dire non sono entusiasta, non sono felice della prestazione di Cristiano Ronaldo. Però questa sera poi voglio esaltarmi, voglio esultare, voglio festeggiare. Il gol vittoria è suo, come al solito, anche quando gioca male. Se poi ci mette lo zampino e fa sempre gol e poi ce ne risolve lui, io ovviamente sono contento. Qualcuno direbbe cortomuso, qualcuno direbbe una giocata, qualcuno direbbe idee, qualcuno direbbe semplicemente Cristiano Ronaldo. Insomma, io la vedo così. Poi ci sono quelli che sono entrati, Federico Bernardeschi è stata la vera e propria scintilla di questa Juve. Scintilla, come dicevo nei video precedenti, no? Serve la scintilla. La scintilla è stata Federico Bernardeschi, che è entrato veramente con una mentalità ottima. Temevo il contrario proprio perché doveva essere titolare e poi Cuadrado è arrivato di corsa e ha detto no, gioco io, ma no, ma tu sei malato, no, sono guarito. E entra al posto di Chiesa, dopo pochissimi istanti l'occasione per il gol dell'1-0, ma non la trova, la palla viene respinta sulla linea da Ospina e poi Bernardeschi comunque si inserisce all'interno del gioco corale della Juventus, è sempre largo o quando c'era da star largo, stringeva quando Ronaldo si allargava, quindi ha fatto questo bel movimento a fisarmonica, a me è piaciuto veramente molto 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 Bernardeschi e segno che quando la Juve scende in campo con quella cazzo di testa che non sempre si porta giù, anche giocatori che sembrano al limite, largati fuori dal progetto tecnico, non titolari, non indispensabili, non i più forti, non i più eccelsi, fanno delle partite fatte bene, risolvono le partite. Tra l'altro, dal piede di Bernardeschi sul calcio d'angolo nasce il gol del 1-0 di Cristiano Ronaldo, poi deviato da Bakayoko, mi pare, dal giocatore del Napoli, che alla fine è il gol vittoria, perché se il Napoli si è scoperto alla fine per fare il gol dell'1-0 e aveva fatto il gol in ripartenza, è proprio grazie al gol di Cristiano, battuto dall'angolo di Bernardeschi. Quindi tanta roba. Poi ovviamente Cuadrado che va a fare quella corsa sventata, allucinante, all'ultimo secondo dopo 2 settimane di fermo e fa gol a Morata che era appena entrato. È bellissimo, Morata gli puoi dare solo 7 perché gioca tipo 10 minuti, fa un gol che chiude la gara, festeggia tantissimo, mi è piaciuta tantissimo l'esultanza di Morata e di questo sono contento, invece a Rabiot non gli do il voto semplicemente perché è entrato. Ma no, dai, glielo do, gli do 6 anche se ha fatto anche lui solo una decina di minuti. Poi direi che non ci sono più altri, no, li abbiamo detti tutti. Anche se ho fatto pochissimi minuti, perché comunque non mi è dispiaciuto quando è entrato Rabiot. Copia e incolla a Bernardeschi, quando scendiamo con la testa è tutta un'altra storia. Andrea Pirlo, sono contentissimo. Proprio non avete idea di quanto io sia contento di vedere Andrea Pirlo che ha già vinto dopo settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 5 mesi, 4 mesi. Da allenatore il suo primo trofeo in bacheca, è un trofeo che abbiamo potuto giocare soltanto grazie a Sarri e quindi dobbiamo ringraziare Sarri per quanto ha fatto la stagione scorsa e adesso Pirlo può approfittare di questa cosa e mettere in bacheca il primo trofeo da allenatore, il primo trofeo da allenatore della Juventus e noi possiamo mettere in bacheca il primo trofeo stagionale sperando che non sia l'ultimo, augurandoci con tutto il cuore che possa non essere l'ultimo, ma soltanto il primo di una buona serie. Poi lo sapete come la penso, non voglio tornarci sopra, non voglio riparlarne. Qualcuno ha già capito che io non credo nella squadra, ma è veramente mettermi in bocca cose che non ho mai detto, anzi, tutto il contrario di tutto. Se io dico che
oggettivamente il campionato è complicato, non dico che non credo una squadra, anzi, ancora una volta pubblicamente, non ce ne dovrebbe essere bisogno, ma lo ribadisco, io adoro Andrea Pirlo, sono contentissimo del ciclo, appoggio totalmente la rivoluzione della Juve, questa è un'annata che anche se non vinciamo lo scudetto, mai come quest'anno non vince lo scudetto, non è un fallimento, anzi, tutt'altro, un percorso di crescita, durante un nuovo ciclo. So che sono cose che non dovrei sottolineare, però c'è qualcuno che continua ad accusarmi dicendomi esattamente il contrario di quello che penso. Queste cose poi mi danno fastidio, cioè poi uno ci rimane male perché, vabbè, ci rimane male e basta. E sono veramente soddisfatto anche di come Pirlo ha letto la partita e del fatto che ha messo in campo la formazione migliore possibile. Ora Andrea Pirlo, considerato che tiro 7 in pagella e ti voglio un bene dell'anima, che vorrei darti un bacio con la lingua perché hai vinto questo trofeo e volevo vincere questo trofeo, ti chiedo una cortesia. Quello che ti ho chiesto negli ultimi video, la continuità nello schierare sempre la stessa formazione e schierare sempre i giocatori migliori, perché per fare quella rincorsa là in alto, che madonna quanti punti che dobbiamo recuperare, serve la continuità. Solo la continuità. Ci possiamo riuscire, attenzione, ci si può riuscire. Fatto che secondo me non ci si riuscirà non significa che è impossibile. Ci si può riuscire, è molto difficile. Però serve la continuità. E per avere la continuità, serve dare continuità. E per dare continuità, Szczęsny, De Ligt, Cuadrado, McKennie, Arthur, Chiesa, Ronaldo, Morata. Questi 8 sempre in campo, quando ci sono, quando stanno bene. E Danilo, 9. Questi 9 sempre in campo, quando ci sono, quando ci stanno bene. 8, 9 adesso, magari li ho contati due volte. Gli ultimi 2-3 posti, gli ultimi 2-3 slot, a seconda di chi c'è, determinandone anche uno fisso per l'altro centrale che starà di fianco a De Ligt, può essere Chiellini, può essere Bonucci, può essere Miral, può essere Dragosi, anche per quanto mi riguarda, parlatene voi, fate scegliere a De Ligt con chi si trova meglio. E quelli sono i titolari. Poi c'è il turnover, poi c'è il riposo, poi c'è questo, c'è quell'altro, ma ne cambiamo uno o due, perché sennò dopo non riusciamo a diventare squadra. Secondo me stasera abbiamo fatto un bel primo passo in avanti. La formazione migliore con gli uomini migliori a disposizione. Poi gioca difesa 7, difesa 8, difesa 9. Sono contentissimo. Ragazzi, io voglio sapere anche le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, perché è 10 anni, come ci ha ricordato il presidente Agnelli, che almeno un trofeo ogni anno lo vinciamo. Non è una roba da poco, è 10 anni che almeno un trofeo all'anno lo vinciamo. E come vi ho detto ieri, bisogna festeggiare quando questo accade, perché non sai mai, non saprai mai quali altri trofei e quando ancora vincerai un trofeo. Cioè, guardate l'Inter e il tripletto, adesso per fare un esempio, sembra una cazzata, ma loro hanno vinto il tripletto, poi cosa hanno vinto? Dopo aver vinto il tripletto, cosa hanno vinto? Sto cercando di ricordare, non è, sto davvero, non hanno vinto più niente. Dopo il tripletto, magari hanno vinto la Supercoppa l'anno dopo, che forse nemmeno, il mondiale per club probabilmente con Benitez. Dopo Benitez, l'Inter ha mai più vinto qualcosa? Mi pare proprio di no. E in quel momento loro pensavano di essere al top e di rimanere al top. Al top ci rimani solo se sei umile, come vi ho detto ieri sera, e se ti fai un bagno veramente di umiltà addosso e consideri che da un momento all'altro tutto può finire. E per non farlo finire serve lavorare, serve ripartire dal basso, con una testa che ragiona ai livelli anche da provinciale in alcuni momenti, perché questa Juve può vincere e perdere a chiunque. Io sono contentissimo, questa è la via, sempre con i ragazzi, sempre con Andrea Pirlo. Crociamo le dita perché questa rincorsa, io voglio veramente sbagliarmi e spero veramente di potermi sbagliare. Grazie a tutti per il supporto, grazie per essere arrivati fino qua. Ciao a tutti.